Oh, fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dai che è venerdì. Dai che è venerdì. Su, ragazzi, dai che è venerdì. Dai che venerdì, dai che venerdì, su ragazzi, dai che venerdì. Che venerdì sarà oggi? Che venerdì sarà? È il venerdì del pre-derby. Adesso andiamo a fare tante varie ipotesi di quello che poteva, che può succedere, di quello che poteva succedere, di quello che succederà. Ipotesi mie è una voce che mi è arrivata. Ma soprattutto ipotesi mia tramite un ragionamento ben preciso, perché secondo me l'evidenza, conoscendo l'operato di questa proprietà, ci porta a una conclusione. Vorrei mettere una chicca, una possibile sorpresa mia su questo sciacallaggio, su questo nuovo allenatore del Milan. A parte il fatto che apro e chiuso una parentesi, questo allenatore qua deve già essere mandato via prima del derby, perché Fonseca, con le ciabatte di Fonseca, andrà in panchina a vedersi il derby, sapendo già della sua sorte. È assurdo andare con un allenatore che sa già che andrà via, perché i giocatori entreranno in campo completamente inermi e assenti mentalmente in quello che andranno a giocare. È la verità. Entreranno in campo demotivati contro una squadra nettamente più forte. Io darò già il risultato Manfredi per domani, ma la vedo veramente molto 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 male. La vedo molto male perché c'è domenica. Veramente, ragazzi, rischiamo veramente l'imbarcata, ma quella molto 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 significativa. Signore, la rischiamo grossa e ce la siamo cercata e voluta. Non noi tifosi, ovviamente, eh. Questi fenomeni con Leone, Gattino, con il Leone che fa il Leone prima della partita e poi fa il Gattino a fine partita. Si è dato proprio la definizione giusta, il leone che fa il leone a inizio partita e poi scappa come un gattino a fine partita quando c'è da andare ad affrontare i problemi. Perché una cosa deve fare Ibrahimovic, quella comunque sia di fare un resoconto sull'andamento della squadra, cosa che non fa mai, non fa mai, parliamoci chiaro, non fa mai. Benissimo. Comunque, oggi sono curioso, domani pure. Mi sono svegliato la pastiglia. Sono curioso di vedere l'operato comunque sia di questa pseudo società. Ma andiamo con ordine. Secondo voi, facciamo i nomi di Allegri, di Sarri, di Tedis, di questo e di quell'altro, che prendono uno stipendio elevato. Con Tedis comunque, ragazzi, io ho detto lì con quelli del Borussia Dortmund, io ho detto di no per una questione di lingua. È vero che c'è ben tanti stranieri, ma mi piacerebbe capire che cazzo dice, cazzo pensa quando va in sala stampa a fine partita. E capire se, a parte che molti dei nostri stranieri non sanno neanche inglese, comunque capire, no, beh no, molti lo sanno, dai, molti lo sanno perché hanno giocato in Inghilterra. No, no, su quello no, su quello siamo ben messi. Però mi piacerebbe capire che cazzo pensa a fine partita. Secondo me Tedesco si viene a rovinare comunque sia la sua immagine, la sua carriera, perché questa squadra qua non la prenderei manco io, sincero, manco io la prenderei. Comunque sono veramente curioso di vedere l'operato, la scelta di questi qua. Tedici, io dico che sicuramente non arriverà, come dico che non arriverà neanche Allegri e nemmeno Sarri, perché facendo un ragionamento, facendo sempre, mettendosi nel loro pensiero una mossa di riparazione così alla Carlona, controllando l'ingaggio, se
Sarri, secondo me, una polveriera come questa non se la prende. Allegri meno di 4-5 milioni, cosa che loro non vogliono dare, perché vabbè che sono liberati di Pioli, ma c'hanno ancora Fonseca 2,5. Figuriamoci se gli vanno a dare quei soldi. E soprattutto vorrei proprio vedere, vorrei proprio carpire, vorrei proprio vedere carpire che cosa ne pensa Ibra dell'ingaggio dell'allenatore, quanto contratto gli farà, che cosa prendiamo, un traghettatore da subito o prendiamo uno stile Pioli che abbiamo preso nel disastro e gli abbiamo fatto una squadra proprio per vincere lo scudetto l'anno dopo. Cioè, come ci muoveremo, ve lo dico io, a risparmio. Segnatevi questi, quindi questi due nomi qua, prendete carta e penna e segnate. Igor Tudor. O potrebbe saltare fuori anche un altro nome, Mark Van Bommel. La mediocrità della mediocrità. A sto punto facciamoci allenare dalla mediocrità. E perché no? Mediocrità per mediocrità ci facciamo allenare dalla mediocrità. Sì, perché tanto si sa che loro ragionano così. Siamo mediocri, ci teniamo uno mediocre, perché devo andare a spendere i miei soldi? Loro la ragionano perfettamente come la sto dicendo io adesso, eh. Precisa, precisa, papale, papale, loro ragionano così. Quindi toglietevi dalla testa allenatori che vanno su 4-5 milioni di euro, ma anche 3 milioni di euro. Questi qua vogliono prendere uno fino alla fine dell'anno, gli danno tipo un milione e mezzo, gli offro una stretta di mano, gli offro una bella vacanza a Milano, buona, finisce lì. Segnatevelo questo, segnatevelo. Che questi, guardate ragazzi, suo CV fino a ieri tardi, mamma mia, c'è un sonno della Madonna. Dato spettacolo ieri al CV, eh. Ieri ho dato spettacolo al CV, dato veramente spettacolo. Manfredi mi piace sempre di più come personaggio, come persona, veramente mi fa morire da ridere. Comunque, no, mi diverto quando vado là, giuro che mi diverto tanto anche con noi, ma quando vado là davvero mi diverto. Sto sempre prendendo più confidenza, mi stanno sempre facendo più parlare. Comunque, Mark Van Bommel è un nome da non sottovalutare. Scordatevi gli altri. Ditemi adesso voi, prendere un allenatore con poca esperienza e senza personalità, ok? Con Van Bommel, che non mi sembra neanche un grande comunicatore, lo sto facendo io il nome di Van Bommel, perché amico di Ibra non sa mai che questo qua decide veramente di andare a prendere Van Bommel. E un episodio che non scarto, un'ipotesi che non scarterei. Van Bommel è un'ipotesi che non scarterei. Ma noi dobbiamo soltanto fare una cosa: salvare il salvabile. Soltanto salvando il salvabile si può arrivare a un risultato concreto. Io questo salvabile, sinceramente, ragazzi, io non ce lo vedo. Io salvare questo salvabile, io non ce lo vedo. Poi io, magari mi sbaglierò io, non lo so, ma non gliene frega un cazzo. Fondamentalmente non gliene frega un cazzo. Il loro bilancio hanno ottenuto il numero che volevano di spese, ricavi, cose, l'hanno ottenuto alla fine della stagione. Questo è un complotto tutto fatto e finito per non fare mercato. Questo qua è stato, guarda, questa è stata una perfetta scala, perché loro hanno detto: se Fonseca va bene, avremo noi il merito. Se Fonseca va male, tanto l'obiettivo è raggiunto. Non spendiamo nel mercato, che quello è l'obiettivo. Ehi, oh, Zalma. Sam, è questo l'obiettivo. Chi se ne frega che se vinci poi devi spendere perché aumenti gli ingaggi, devi comprare questo e ci chiedono questo. Se dai un bicchiere di. Se dai un pezzo di formaggio a un topolino, questo ti chiederà il bicchiere di latte. Perché loro ragionano così. Loro ragionano così. Capito? Chi se ne frega, guarda quanti ne hanno in bacheca questi egoisti, eh?
Quindi a me fa solito, mi ero nervoso. Ragazzi, voce che mi è arrivata, rivolta curva. Non dico di chi, da cosa, ma ha detto che sarà una grossa, grossa rivolta in caso di non risultato. Quindi ci sarà una rivolta, perché il risultato, tranquilli come l'uomo, come l'orologio svizzero, arriverà. Ci sentiamo oggi pomeriggio, vediamo che cosa succede. Ragazzi, siamo ore calde, saremo attivissimi. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti.